Non fa schifo, anzi ci ha aiutato a vivere anche meglio. E poi non, soprattutto non capisco questa cosa. Chi ha aiutato a aiutare, forse a te, ma alle masse degli ultimi che devono competere con, ma perché questa cosa, con cioè, il questo, Bangladesh. Questo dibattito per cui ci si riduce tutti gli ultimi, chi cavolo sono? E poi soprattutto perché in questa guerra fra i penultimi e gli ultimi, perché questa cosa che tu dici si riduce sempre a una lotta fra i penultimi e gli ultimi, perché poi a questo si riduce... Ci sarebbero i penultimi e gli ultimi nella tua narrazione. No, nella tua narrazione. Cioè, per dico, cui se mi lasci se parlare, ti rispondo. Se volete vi lasciamo soli. No, è interessante però, perché... No, mi colpisce sempre il ceto medio, oggettivamente, gli ultimi, i penultimi, i primi... Mi ha convocato lui in causa. No, no, sto cercando di capire, perché mi sembra che nella narrazione, nel racconto che fai costantemente, io leggo quello che scrivi, quello che... Grazie, bontà tua. Bontà mia, no, perché mi piace... vorrei capire però in questa... diciamo così, eterna costruzione di un nemico, per cui adesso gli nemici sarebbero... Caro amico, la politica è fatta secondo la dicotomia amico e nemico. Grazie, è inutile, l'abbiamo studiato, è inutile tutti. Che ci giriamo intorno, bene. Al di là della pappa del cuore che qui ci proponevi. Gli ultimi sono... La pappa? È una formula di sì, Hegel, certo. La pappa del cuore. Sì, certo. Buonismo, si dice anche. Effettivamente io la Forgia, la Borgonzoni e anche Ermini dico potremmo solo andare a prendersi gli ultimi che sono parlando in maniera... Noi vogliamo molto più basso. Gli sconfitti della mondializzazione. Il vecchio proletariato dissolto nel precariato e la vecchia classe media rapinata a colpi di rapine legalizzate e finanziarie. Bail-in. No, no, non sono penultimi, sono ultimi penultimi. Quanto i lavoratori. Ah, sono oggi i lavoratori e il ceto medio formano la classe degli ultimi, degli sconfitti della mondializzazione. Sì. Ma perché i primi questo sarebbe... Il ceto medio è diventato ultimo. Perché questo sarebbe responsabilità di una presunta invasione che non esiste, al di là, che non lo dice, cioè, un'invasione di immigrazione di massa, no, che non esiste perché non è un'immigrazione. Gli immigrati di massa. Fanno parte degli ultimi anch'essi. Ah, il problema è proprio quindi, che... Allora, quindi... Però se mi togli la parola è difficile che io ragione. Ti... Allora, te lo dico in una parola, il problema sta proprio nel fatto che suddetta elite finanziaria, che è quella che con deportazioni organizzate mediante le ONG porta qui, deporta nuovi schiavi da sfruttare, i migranti, crea un conflitto di classi in orizzontale fra gli ultimi, fa sì che il migrante africano e il lavoratore italiano, invece di solidarizzare contro la finanza, facciano la guerra fra loro. La guerra è il capolavoro del quindi, potere allora, quando gli ultimi lottano fra loro. Non è difficile da capire. No, è il molto signor facile, Soros che tu evocavi è colui il quale, filantropo Soros notoriamente, è quello che finanzia le rivoluzioni colorate, è quello che appoggia questi flussi migratori per ragioni filantrope, si dice. Ma io che sono della scuola di Socrate faccio valere il sospetto che invece queste rivoluzioni colorate siano cambi di regime atlantisti per destabilizzare governi legittimi e non atlantisti. Questi flussi migratori non siano qualcosa di neutro e positivo, ma siano organizzati contro i migranti e contro gli italiani. Quindi vogliono destabilizzare l'Italia. Uno strumento. Vogliono destabilizzare il ceto medio e il ceto lavoratore. Stanno creando una guerra di classe, non l'Italia, tutto l'Occidente, tutto l'Occidente stesso. Quindi anche l'Italia. Quindi Soros in realtà, secondo lei, vorrebbe destabilizzare anche l'Italia. Ma io non parlo di Soros come persona, parlo di maschere di carattere, singole persone, l'elite finanziaria, che è una classe, è l'unica classe che sta facendo la lotta di classe. Ma perché avrebbe interesse a destabilizzare l'Italia? Al ceto medio e alle classi lavoratrici. Per esempio, Ermini, per esempio, perché un paese, diciamo così, più debole è più sottoposto anche a una speculazione, no?